Sonia Carbone mette definitivamente la parola fine al gossip che sta montando dopo Temptation Island, circa la possibilità di un ritorno con Gabriele Cagliazzo tenuto segreto per ragioni sceniche. Alcuni fan nei giorni scorsi avevano dubitato della veridicità della separazione, ipotizzando che quanto accaduto durante il reality in onda su Canale 5 sia stato frutto di una macchinazione a tavolino, orchestrata da Copione. Ma perché tutto questo? Semplice, alcune fan li hanno sorpresi più volte insieme quest'estate, tra Ischia e Pozzuoli, nonostante tutto Sonia ha sempre cercato di smentire attraverso i social, senza però mai prendere la parola con un post fiume come quello pubblicato nella serata di ieri. Rispetto ai fan. Sonia spiega dunque che è per il rispetto nei confronti di quanti l'hanno sostenuta durante Temptation Island, se specifica che tra i due, purtroppo, l'amore è finito dopo la cocente delusione che Gabriele le ha dato. Ciononostante Gabriele sta tentando di ricucire il rapporto, ma i cocci non sono rotti, ma frantumati. Fare pace appare davvero impossibile. Sonia Carbone ad Uomini e Donne. Un'ipotesi. Le anticipazioni di Uomini e Donne vedono il programma ripartire con le registrazioni il prossimo 30 agosto. Gli ultimi rumors parlano di un trono rosa che potrebbe attingere proprio da Temptation Island, ma i nomi più papabili vedono Laura Forgia, proprio la bionda causa della rottura tra Sonia Carbone e Gabriele Cagliazzo, Noemi Cercacci, Claudia D'Agostino e Flavia Fiadone. Una suggestione interessante potrebbe essere quella di portare la napoletana sul trono rosa, ma l'agente di commercio potrebbe volere star lontana da un ambiente che le ha portato via l'amore, durato 9 anni. Chi se ne frega?